Oh, eccoci qui, buonasera a tutti, ci sentiamo? Eccoci qui, buonasera a tutti. Buonasera comunque Panzi, buonasera anche a te Axel, come state? Belli, come state? Come state? Stasera continuiamo Kingdom Hearts 3, scusate un po' il ritardo, ma piove. Quindi saltano correnti, succede un puttanaglio come al solito. Si sentirà il mio Si ventilatore? sentirà il mio con... Momento. No, non si sente, a quanto pare, meno male. Comunque, avremo subito Kingdom Hearts 3 che dobbiamo andare a... Oddio, non mi viene il nome. A Crepuscopoli. Dobbiamo andare a Crepuscopoli. L'ultima volta abbiamo fatto un po' di completismo, ma mancano delle robe, quindi mi sa che per un po' ce lo terremo da parte. Sta succedendo un puttanaio con la live. Boh. Comunque. Eccoci qui. Dai, che sto in hype, perché mi piace veramente a me il gameplay di Kingdom Hearts 3. E ancora è pressoché nulla, anche perché ogni mondo è veramente unico ed è bellissimo. Buonasera Arlok, come stai, bello? Benvenuto in live. Sbagliato, ovvero devo mettere dov'è? Oh, sono contento, bello, sono contento. Così dovrebbe prendere quell'altro. Esattamente. Ok, eccoci qua. Continuiamo. E visto che molti di voi, Madonna mia dell'audio, e visto che molti di voi l'ultima volta non c'erano, vi faccio rivedere anche le Gummyship, perché qui le hanno di nuovo rifatte mantenendo l'anima del 2 però. Partiamo. Sì, lo... Zitto, Chop, zitto. Perché questa è una cosa che dovremo... come si faceva però? Sì. Anche qui possiamo costruire le Gummyship che sono bellissime, se l'hanno semplificate tanto per quanto riguarda il costruirlo. Nel primo e nel secondo non l'abbiamo mai fatto semplicemente per il fatto che sono un dito in culo da creare. Sono proprio difficili. Comunque fammi riabbassare ancora un po' l'audio. Ed effettivamente si esplora. È un altro mondo a parte da esplorare. Possiamo sparare, acceleriamo, schiviamo. E questo ci dovremo farlo più avanti per il completismo. Ma comunque andiamo verso il nostro obiettivo che è Crepuscopoli. Ci sono anche le fight. Tra l'altro, ve la faccio vedere una fight. Minchia, non mi abituerò mai a sto modo di guidare l'astronave nell'esplorazione. Ovviamente c'è il gameplay come sul primo, quindi spicchietta le robe ed è bellissimo. Così hanno dato un po' di rinfresco alla Gummyship e l'hanno resa comunque divertente come la prima. Qua ci saranno boss segreti, boss finali, puzzle da fare tutte le robe finali, ma quelle poi ci pensiamo quando dobbiamo farli. E che mi racconti di bello Arlok? Cosa hai fatto di bello oggi in quella galera chiamata scuola? Vorrei farli tutti così mi danno la full combo. Ok. Madonna che bello però con la Real Engine. Veramente bello. Allora, mi preparo al niente o a cacate. No dai, confido nella scuola, spero che un giorno migliori. Anche perché questa roba ci serve per fare l'arma finale del gioco. Comunque, andiamo. Come si faceva per accelerare? Ah, così.
Ikkazo! Che abbiamo incontrato un'altra fight? Elimini i nemici più velocemente possibile, ok? Non l'avevo vista per niente. Jojo praticamente. Come cazzo si stava per fare investire all'autobus? Che altro? Vabbè che se era come a scuola mia, che se tipo la gente si ammassava attorno all'autobus perché ce n'era uno e se non lo prendevi rimanevi là. Però quel basta. Col pugnetto in aria, me lo immagino sta scena. Ma nulla di personale. No, no, però e giustamente un infartino tattico prende, quindi un bel corpetto ci va. Come si schivava? Ah, così, ok. Ah, verso l'alto. Mamma mia, che pelo! Madonna, che bello come l'hanno reso, però. Eccoci a Crepuscopoli. Vi mancava Crepuscopoli. Adesso qui ci sono un sacco di cose belle. È stato bello il silenzio generale di 2 secondi. Eh sì, ma perché sono quegli attimi prima della tempesta, no? Mi era indeciso. E beh, quello era, c'era Darwin che ha messo una mano sulla spalla dell'autista e gli ha fatto: accelera, dai, tiralo sotto. Persone così vanno a ammazzare. No, no, no. E invece, lo fubbe. Non credo neanche sia una parola fubbe, però va bene. Oh, non sono pronta a vedere Crepuscopoli con sta grafica. We forgot to fill Master Yen Sid in on what happened. Should we go back? You mean about Maleficent and Zigbar? No, the others have already got enough on their plates as it is. Why go stressing them out? The three of us know how to handle a couple of old adversaries, right? Yeah, I guess. But doesn't that thing Pete said bother you? Ecco, adesso ti dico altro. Come on, we're talking about Pete. That means it's probably no big deal. Oh, I don't know. Madonna. Oh, cool. The trams are still here. So, it hasn't been that long. Feels like it. Saranno 3 anni. What Roxas feels, cause he misses home. Mm-hmm. Ah, tra l'altro abbiamo gli abiti nuovi che si trasformano con noi ogni volta che ci trasformiamo nelle varie armi, It was like seeing into his heart for the first time. And he was in the data scan too. Uh-huh. It was a test. To see if your data version was ready to face the hurt that you carry inside. Was I ready? I do know hurt. When I lost Riku and Kairi, and later when I lost the Keyblade, and you guys had to go on without me like that? Vuoi rinfacciare, va bene, perché kind of hurt. But that just shows how much you mean to me. Carrying around a little hurt can't be all that bad. Hurting is part of caring. Questa è una bella frase. Of course. Any Sora is still Sora. So wait, if Roxas feels something, then we're in the right place.
Cazzo, stai a casa sua. Se Rock, cercate il nostro signore tra la... Oddio no, sto pezzo a critica. No, madonna, che sono belli. Ciao tomate. Aspetta, però c'è la musica. Quell'oggetto che ci ha dato Master Yen Sid ci fa evocare i divora sogni, tra l'altro. Allora, l'altra volta, quando te ne sei andato, semplicemente abbiamo finito il mondo di Ercole, abbiamo sbloccato il nuovo Kibet che tra poco vedrai, abbiamo fatto completismo e ci è stato detto, come abbiamo detto più volte, hanno scoperto i vari scienziati che sono tornati, umani, dei vari nessuno, hanno scoperto che dentro Sora c'è sta uno sfrappo di gente. È collegata uno sfrappo di gente. C'è Roxas, c'è Ventus, ci stanno tante cose. Quindi devi trovare un modo per cacciarli fuori. Idem dentro Kairi. Madonna, che bella sta musica! Dentro Kairi ci sta Namine qua, puttana. E così via. Quindi dobbiamo cercare un modo per bloccare quel potere del risveglio che abbiamo sempre detto. E niente, siamo a Crepuscopoli perché da qualche parte tocca pur cominciare. Ci hanno dato il telefono, tra l'altro. Ma no, ma togli la musica, non me lo ricordavo. Ma no. Ma non lo voglio allora. Ma scusa, ma c'era una musica bellissima. Fuga! Perché Maestro Yen Sid ci ha dato un oggetto che permette di collegare temporaneamente il mondo dei sogni e questo. Madonna che... Ah, è vero che abbiamo sbloccato ste mosse in coop. Ah, pure voi c'è state. Siamo a critica però, me lo devo ricordare. Perché sennò se mi colpiscono... Se mi colpiscono... Sì. In realtà è tipo il pallone Miao Wow esplode ed escono altri mille di ora sogni, ma penso sia per fare il meme. Mi hanno bisciottato. Questo è un problema. Però... Aspettate che prendo lo scudo, stronzi. Fammi evocare lo scudo, mortacci. Madonna, quanti siete! Scontro scudo. Sì. Bellissimo. Tanto che figo che ci cambiano anche gli abiti. Tutti gialli perché giustamente è fulmine. No, 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 no. No. Sono morto. Sono vivo. Sono morto di nuovo. E invece... E dai, me la fate fa la combo finale. Tacci vostra. Sti cazzo de stronzi di Xigbar. Buonasera, Fiar, come stai, bello? No. No, sono contento. Ah, mi sciotta qualsiasi cosa mi tocca. No. E don't give up, tua sorella, don't give up. Affanculo. Finiti? Volevi? Allora, se fai con così tanti nemici, a critica sono un dito in culo. Perché dentro di te hai Roxas. Roxas è il re dei nessuno.
or something else? I'm pretty sure. Where'd they come from? Get the ice cream later! What? Hold up! See? Voices! Beh, sei in una città comunque, Sora. Vorrei, cioè... New ones? Ma non sono nuove, sono i nostri amichetti di Kingdom Hearts 2. Painter? Pence? Oh Cristo, bandi, se può di... Oh madonna, è vero, ci sei tu. Quello è un tumore vivente a sta difficoltà. Giustamente. No, non ci abbiamo gatti su un cazzo. Questo ci sciotta, mi pare. Quante barre? No, vabbè, mi sa che è fake. Dai, è un fake boss. Non può essere. Ma... No. Io non te voglio affrontare. Io vado via. Ecco, sto qua. Dove? Su, dove sei? Manco mai preso. Ma che Dark Souls ha questa roba? I danni della critica di Kingdom Hearts veramente in confronto a qui. Dark Souls è niente. Oh, buono? Dov'è? E che cazzo. Sì, ma ti devi fermare un attimo, figa. Non me voglio far colpire perché so che mi fa malissimo. Sora, devi salire il muro. Però abbiamo trovato una pera nel mentre, siete contenti? Ok, no vabbè, ma aspettavo mi facesse più male. Dai, dai, dai. Ammetto. Cioè, mi bisciotta comunque, quindi un'altra volta mi apre. Per carità, però... Ma devo veramente affrontare tutte ste barre? Spero tu scherzi. Bene, faccio combo con Pippo a cazzo. Non ho cure. Buongiorno, arrivederci. No! No, ma allora, mi ricordo che era fake. Spero, perché non lo gioco da tanto. Ho visto la morte. Vaffanculo. Dove sei? Ok. Che attraversa i palazzi sto figlio di puttana. Dov'è? Non mi fa guarda, eh. Paperino di merda, mi vuoi curare? Ma veramente su tutte ste barre? Ma stai a scherzare? Donna, che puttanaio. Sono morto. Paperi, me curi. Te prego. Dove sta quel papero del cazzo? Dove stai? Cura. Bravissimo. Ok, adesso sono più tranquillo. Ah, ok, meno male, era fake. Sì, hai fatto proprio... Quella è una cosa che capisco perché appunto ti dice stai per schioppare male, però dopo un po' ti rincoglionisci. Per un attimo avevo paura che non fosse una gimmick. Nice fighting. Thanks, Sora. Hainer, una chiavata qua. Olette, it's been ages. What? It hasn't been that long. Per chi non capisse sta cosa, a Sora sembra che gli sono passati tipo 18.000 anni, perché come vi ho detto Sora, il cervello di Sora più o meno è pari a un soldato del Vietnam che rivede per sbaglio un asiatico.
Cioè, il cervello di Sora è talmente sputtanato, perché sì, sono passati 2 anni, ma neanche in realtà. Sarà passato tipo un mese, 2 mesi in realtà. Però per Sora giustamente si è fatto 77 giochi tra sto addormentato, non sto addormentato, mi hanno fottuto il cervello, non mi hanno fottuto, e sto qua, e sto là. Yo-Kai Watch, che era quello per Nintendo 3DS. Howdy there, Olette. So does this mean that weird stuff's going quello down non again? L'ho giocato, purtroppo, perché non ho un 3DS. When have we ever seen a tornado of shadowy blobs before? Quindi non saprei dirti. This is unprecedented. Hai stavate trovato il gioco che non ho giocato. I guess it is. The creatures from the last time. Mi sembrava tipo un Pokémon senza aver mai giocato. I can't wait to get to Sleuthin. We're already done with the school project, silly. Whatever's going on, you wouldn't be here unless you had a good reason. Which is? Well, actually, we're looking for Roxas. Roxas? Non se lo ricordano. That's funny. I don't know any Roxas. But the name sounds familiar. Ma lo sapeva pure Sora che non se lo ricordano. Vedete quella testa, quella forma di topolino lì? Ricordatelo, che sarà l'inferno. Ma se la ricordano. We've got the same one. Oh yeah, the other Twilight Town. It's like one of those spot the differences puzzles, except really easy. I guess in that town, we're friends with this Roxas person. Sora, let us help you track Roxas down. Ma il bello è che Sora lo sa dove è Roxas. Really? Ce l'ha nel cuore, quindi non ho. Sure, he seems like a pretty cool guy. E anche perché è Sora, però vabbè. Yeah, he is. Great. Let's all go ask around town. If alternate us knew Roxas, then maybe alternate other folks did too. Adesso vi dico comunque. You three should go to the place in the photo. It's the old mansion. No, non ci andiamo. The three of us will cover places in town. No. Thanks. Oh yeah. I got this phone thingy that takes pictures. E Sora, sì, ma con i capelli di Deventus. Sì, ma qua c'è il telefono. That's a great idea. Cristo. Perché? Spero che vi cade una bomba addosso. Who's taking it? Ma no, ma perché? Ok. Crash Mario, ti ha dato uno a live, ci deve essere ora. Tough luck. You drew the short straw. It's okay. I'm sitting out of the photo with you, Donald. Can you take the photograph? Ma no, ma Pippo da solo. Everybody smile. Yep. Wow. That came out great. A lucky emblem. No, Cristo Dio. Lucky emblem? Oh yeah, they are huge right now. Supposedly these things are hidden all over town. So 100. And if you get a picture of them, o più, non mi ricordo. Sono uno sfottio. Dobbiamo trovarli tutti. Look guys, is that? Sì, è il simbolo di quel topo di merda. I see you too. Che No. Non si. I knew it. Good luck, because they're not all.
Not the old mansion. No, non Dio buono, porco Dio, è diverso. Io devo capirla sta cosa. Oh, vabbè che sta piove, per carità. Però io devo capirla più che altro perché non... questa cosa non si riflette soltanto in live. Questa cosa si riflette anche che se io voglio farmi una partita con un amico o un gioco online, praticamente ogni 2x3 ogni tanto mi vado a 5000 di ping e mi disconnette da Discord. Troverò un modo. I bambini non ci stanno. No, no, ma sto giro è la mia connessione, ne so sicuro su ste cose. Purtroppo. Sì, ci stanno i portafortuna di me. Come si apre la cosa, però? Ma devo andare ogni volta qua? E mi salvo, innanzitutto salviamo. Guarda che bello che è molto più viva adesso la città. Che c'è tutta la gente in giro rispetto agli altri. Esistono, sì. Ok, prima di... devo mettere il comando perché giustamente mi sono dimenticato di farlo. Come si fa? Ok, forse l'ho fatto. Ma si fanno veramente questi girati? Oh, ok. Adesso abbiamo sbloccato la macchinetta fotografica e possiamo fare le fotine. No, no, Sora. No, rimettiti in posa, dai. Dovremmo fare anche delle foto particolari. Aspetta, particolari sembrano porno, lo so, però non è così. Come cazzo si scatta la... ah, con R. Signora, si tolga dei coglioni, per favore. Ok. Sì, mettite in posa. Bravissimo. Ok. Oh, c'era il... ah, era il tram. Non era un signore. Vabbè. La moglie la faccio. Tranquilli. Pippo. 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 Oh. You're gonna take a picture of me? Okie dokie. Mettiti un po'. Poi gliela famo a Pip. Let's see. Dai, prendi sto cazzo d'embe. Mannaggia la Madonna. No. 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 Sora, ok. Hey, let's see. Sono uno sfroppo, oh, sti robbi. Però guardate che bella la città. Posso già cucinarli i piatti? Allora, Pippo, lo ridici un'altra volta, giuro su Cristo che te spello vivo. No, niente. Guardate quanta gente. Rispetto a prima, che in realtà tutta sta gente c'era anche durante Crepuscopoli base. Peccato che la console non la reggeva tutta sto puttanaio. Tra l'altro bellissimi i modelli. Sono personaggi terziari praticamente, ma sono fatti de Cristo. Qua tra l'altro ricordatelo perché ci torneremo. Le grandi stru. Vabbè, andiamo, va. La mappetta. Ci posso andare su alla stazione? No, questo ci fa tornare al mappamondo. Ma scusa, hanno tolto la stazione? Ma no. Vende cibo, tende, cazzi. Oh, scusi signora. Mo è troppo alto. We got more gummy blocks for you to choose from. Mi spacco i denti, non parlare più, papà. Qua ci sarà anche un corgi. E lo mettiamo sull'astronave, non me ne frega niente.
anche se è improponibile come cosa. Ho il completo, il completismo lo facciamo a fine serata, anzi dai. Non mi ricordo come si va. Devo starnutire fortissimo. Sì. Siamo nelle fogne di merda. Anche dette. Che belli gli Heartless comunque. Questi. No. Che belle ste combo che puoi fare con i compagni. Quella è una combo con un paperino che fa questo circolo di fuoco, che tra l'altro è anche dinamico, quindi se c'è dell'erbo o qualche roba che può prendere fuoco, prende fuoco. C'è anche con Pippo, ma Pippo fa delle robe un po' bizzarre, diciamo così. Dai. Hey, I think that's a lucky emblem. Mando. Oh. Ah no, cazzo, hai visto? Mi ricordo che stava tipo qua sopra. Ma come cazzo l'hai visto? Sora, mannaggia. E non sono tutti così, sono anche di composizioni alcuni. Ma quando torniamo da Ercole vi faccio capire il composizione. Non servono carote. What's that? Oh. Heartless. What do you think they're up to? On that branch, the Heartless have him surrounded. C'è Remy. Oh, no. Mi pare si chiama Remy. Il topo di Ratatouille. Capito chi è il nostro chef? Che ci fa i piatti? Quanti siete? No, no, no. È il topo di Ratatouille, sì. Ma lo riesco a raggiungere quello? No. Aspetta, è vero, posso fare questo. Dove vai? Vieni qua, scimmia di merda. È morto Paperino, come... vai. Vedo di sbloccare gli altri Keyblade. Oh, che bello! Oh, ci arrivo! Sì, ci stanno anche quello con le dual che sono bellissime. Stanno anche i pattini che sono un po' particolari. Ce ne stanno. Well, take care. Tra l'altro lui è identico al film, se non fatto meglio certe volte. Sì, però quello è tipo una cosa... Gli emblemi ci servono a quello. Perché sono due cose, o finisci il gioco a critica o fai tutti gli emblemi. Perché tecnicamente qua Sora non può più usare due Keyblade.
Tra l'altro sarà bellissima quella trasformazione. È tipo, a parte che è cristonica. I Ghibli finali qua sono veramente belli. Ok, that's fine, but I can do it by myself. I just need to collect the fruit. Right then. Tanto la frutta fatta di Cristo. So what are you gonna do with all this anyway? Me la mangio. La taglio, la cospargo e ci sborro sopra. Well, okay. You be careful going home. See you around. Ma infatti l'hai ammassata lì, ma che cazzo è servito? L'abbiamo ordinata. Sì, 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 sì. Vabbè. Arrivederci. No, 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 no. Ma scusa, ma ho fatto cadere l'Heartless. Passando gli affari. Non lo sapevo che c'era questa interazione. Li fai cadere se gli sbatti. Che cazzo vuol dire? Puoi bullizzarli. Non me lo ricordo. Ecco, qua erano 75 caricamenti. Come notate, cioè letteralmente se, da qui fino alla città è tutta una zona. Non abbiamo fatto un caricamento che non siano state cutscene. Salviamo che non si sa. Ma anche se questo non è mai crashato quando eravamo nei menu. Mi pare, eh. Eh no, ma se tipo adesso noi da qua, dopo sta cazzo, intorniamo dritti per dritti fino al centro città, non ci stanno. La finestra è quella puttana. Mi dispiace dargli così tanto odio, ma un sacco dei cazzi, se non c'era Namine, se l'eravamo risparmiati. C'ho dello schifo nell'occhio. Ma il ciuffetto di Paperino, ma che problemi ha? Sparisce. What do you think, guys? Vero anche quello. Tocca dirlo, sì, effettivamente. Well, they do say that this mansion is haunted. Beh, ci stanno gli Heartless dentro. Paperino affronta, ha affrontato letteralmente Satana, però i fantasmi brutti. Hey there. Thanks for the heart attack. Sembra scodizzo, oh, è vero. Did I scare you? No, guarda. Our bad. So how did it go? Did you get any leads? Ma io non ho capito tutta sta parte. Io mo asking around thing was a total bust. Magari mi sto perdendo qualcosa. This old mansion is our last. Ma Sora, lo sa che Roxas non è mai esistito? Cioè, lo sa che c'era un'altra Crepuscopoli. Quindi non ho capito perché questa cosa. Cioè, lo sai che i tizi con cui ha interagito Roxas, sì, sono una copia di questi, ma non sono questi. Quindi è tutto un cazzo che tu... Vabbè. Morto tutto. Ok. Here we go. Sa, non era era esploso quello dall'altra parte, vero? The password was sea salt ice cream, right? Okay. Come salmastro. Let's get that transporter working. Vabbè, questo tocca cose. Oh man. The transporter's been protected. Protected from what? I guess from us? We can't use it to get to the other Twilight Town. Why not? It worked before. We sent Sora there. Well, that was then. And this is now. And there's no other way? None that I know.
Great. Huh? Hello, Sora. Hello. You wouldn't happen to be in front of a computer. Huh? Well, yeah, but how do you know that? I was tinkering with Ansem's computer. You know, to decrypt the code that was left in it. And I noticed that someone had logged in from another terminal. I figured it might be you. Oh, yeah, the log terminal. You don't know what he said. Meno male. Poverino voce della ragione. Questo qua era uno dei membri dell'organizzazione 13 che una volta che è morto è tornato nel suo corpo. Erano quelli che stavano nel castello di Ansem, dove c'era anche la porta per entrare nel mondo de Tron. Solo che effettivamente erano persone buone, cioè erano scienziati che studiavano il cuore e tutte queste cose, non sono cattivi. Infatti vogliono aiutare Sora a cacciare fuori Roxas e compagnia. Who was it that logged in? Oh, hi there. This is Pence. I'm the one who logged into the computer. Good. As long as it's a user that we know we can trust. Yup. But I'm kind of stuck here. Hmm. One of the programs is protected, so I can't run it. Which program? The transporter to the other Twilight Town. It's the only way to find Roxas. You gotta help us. Guarda i dettagli di quel robo là dietro, ma che cazzo? And a transporter? Okay. A virtual town inside the computer made of data. A datascape? Fellas! Mm-hmm. Ma siete rincoglioniti? Sì, è la stessa roba! To investigate Jiminy's journal. Maybe I can do something. Pence, let's get a network set up. Ehi, è partita, sì! E quello tocca, cavolo, pipi, poppa, pare, poppa, questo si è addormentato un piede. Ok, sharing is enabled. Tutto questo per fare condivisione schermo. Were you able to fix it? Now that our two computers have been successfully networked together, I can take control of the terminal there and change the privileges. And Roxas? Yes. For the virtual world to be completely realized, Ansem the Wise would have included Roxas's full data in the construction. Meaning, somewhere on your machine there's a log of that data that... Basically, we can decipher Ansem's code more quickly, and we can analyze the virtual Twilight Town while we're at it. Okay, great! I can't computer, so do that. Glad you're following along. Don't worry, we'll handle it. Chip and Dale will be helping me out here on this end. I'll call you back as soon as we know anything more. Thanks. Perché come vi ho detto più volte. A bit of troubling news. It's about one of the organization's former members. You knew him as Vexen. But to us, Madonna, he was Ansem's apprentice Evan. He was recompleted like the rest of us. Grazie, Fadal. Buon proseguo. Grazie per essere passato, bello. Left, Alias and Dylan, the two domani continuiamo allo 4. Zaldin, they went out looking for him, but he's just gone. And I'm starting to worry. Oh? You think he's on their side? I think it's a real possibility. He's a devious researcher. You should be careful. All right. Thanks. Oh no! We got work! I totally forgot! Really? But what about all this? Hey, both are important. We're gonna need some cash to go to the beach. Also, don't forget the pretzels. Gotta buy four. Le ciambelle non sono i pretzel. Se sono pretzel, sono pretzel. Se sono ciambelle, sono ciambelle. Oh, I get it. He's thinking ahead. Later, Sora. Yeah! See ya, Hainer! Bye, Donald! Goofy. Goodbye! Oh, and since I'm manning the computer here, you guys are in charge of earning my share. No pretzel for Pence. La gore ride come una rincoglionina. Scusate, sono un po' celti su queste cose, ma mi triggerano dopo un po'.
Quindi? Ah, stavo dicendo che, come ho detto più volte, tu per ricreare una persona ci vuole un corpo, che sarebbe come il Nobody, no? Un corpo e il suo cuore. Deroxys, il problema è che il corpo Deroxys è Sora. Quindi seppure tu lo ammazzi, sì, c'ha il cuore, ma dove cazzo lo ficchi? Quindi quello che stanno provando a fare è creare un corpo finto utilizzando tutti i dati di Roxas e compagnia per crearne un punto, sto corpo, e ficcarci dentro il cuore. Capito? Hanno cacciato i personaggi, sì, essenzialmente sì. Comunque torniamo in città. Oh, c'è un fungo. Grazie, Moro. Sì, ma qua non puoi, all'inizio veramente non puoi fare due metri che c'è una cutscene. So, you think you can bring Roxas back? Madonna, che bello con sta grafica lui. Mamma mia, che fregni tutti e due. Xemnas. Roxas should never have existed in the first place. What you seek is impossible. Roxas does exist. His heart's inside my heart. And in the unlikely event you did manage to separate the sì. two. Uno è entrambi sono vengono da Terranort. Vengono da Terra con dentro Xehanort. Infatti, se tu ci fai caso, Xemnas è molto più simile a Terra. Solo che i capelli bianchi e un po' più lunghi. Non so diretti di Xehanort. Well, è un puttanaio, se non... Twilight Town, right? So, I'm just gonna put him back there. Do you even realize what you are saying? The other Twilight Town is just Data. A heart can live anywhere, even inside Data. There are hearts all around us. Perché gli serve per adesso. Ansem and Xemnas used to be part of the same person, right? But look, now they exist separately just fine. Ricorda, Xehanort sta cercando di far picchiare 7 cose di luci e 13 dell'oscurità per creare una roba. Poi vedremo. Quindi gli serve vivo per adesso. In that case, by all means. Nothing would please us more than Roxas's return, of course. You wish? He'll never answer to you again. Still so blind. A quei sono quei what if che... When one gives his sì. heart to darkness, there is only one way to bring Roxas boh. Back. Which is for you to give your heart up as well. Sora, have you finally decided to call upon the darkness? Madonna, il guanto c'ha tutti i dettagli, guardalo, scusate. What? Go on then. The shadows are never out of reach. Perché la cosa, infatti, che appunto continua a dire, lui non capisce che Roxas e il suo cuore, bene o male, sono lo stesso. Now, set your heart free. Cioè, Madonna, che fregni. Tra l'altro nessuno Earthle... Madonna, che belli. Che combattono insieme. Si sono moltiplicati. Non erano così. Bravo, poverino. Bravissimo. Ecco, mo bevo Arlok. Tutti perri! No, sono morto, sono vivo! Grazie, poverino. Sempre tenersi idratati, vero? Aspetta, perché effettivamente mi sta finendo la voce.
alla tua Harlock. Vai, qualcuno si avvicini. Toh! Ecco, però la ulti de sto Ghibli mi fa cagare. Ammetto che mi fa veramente schifo. Sarò molto sincero. È proprio brutta. Cioè, sta perché è una citazione al film, per carità, però... Me. Però vedi, questa cosa gli è servita, perché giustamente Xemnas e Ansem gli hanno detto: zio, lo capisci però che ci stanno degli errori proprio alla base di quel che volete fare. Cioè, Roxas soldati, come fai? Tu sei una parte di Roxas, quindi vuoi morire per fare i campi a Roxas? Cioè, son dubbi giusti, che, cioè, letteralmente gli hanno detto: zio, stai, è una buona cazzata quello che stai a provare a fare. With all my heart. Eh sì, è tutta Waller. È tutto il plot, okay. Armor. All my heart it is. I'm getting Roxas out. Are you with me? Donald? Goofy? No, oh, che bello, però tocca dire che loro sono veramente fedelissimi. Ma andiamo a preoccupare. Ma infatti io penso dentro col computer non ce lo lascerei lì da solo, perché cioè Ansem e Xemnas così. No, vabbè, quello è in Kingdom Hearts 1, però infatti poi quando c'era bisogno, infatti sono tornati da lui nonostante avesse lo stick per combattere. Perché la loro missione inizialmente era seguire il maestro del kill, tutti i cazzi e mazzi vari. Però poi sono diventati... Hanno capito. Comunque. Quanti nemici. Tanto quanto è veloce la... No. L'esplorazione. E tanto da un po' che tu corri, lui comincia a piottare fortissimo. Ciao, merde! Mi dispiace dalle spallate agli Shadow che cadono. Guardalo. Po! Cade. Poverino. Ah, povero. Ciao, bello. No, non stare là vicino che ci stanno gli Atlas. Quanto. You rescued. Qua l'hanno fatto con il l'accento giusto, che è tipo scozzese, zio poverone. Huh? Wait. Didn't he sell ice cream in Hollow Bastion? That's right. But Uncle Scrooge here is what you might call a world traveler. Eh no, in realtà durante Barba e Sleep abbiamo scoperto che in realtà zio Paperone c'aveva qualche modo per muoversi tra i mondi. Che non so come leggere. Hello, Sora. Senti, là, che bella accento. You were on another grand adventure with these two. I hope Donald isn't making a menace of himself. Why did you have to say that? So, Uncle Scrooge, what's that you were saying about a chef? Oh, right. The chef of my bistro here wanted to show you his appreciation. Well. So, he baked this for you. Hmm. What is it? Glasgow. Wow! Cake! Scotia. Hmm? The whole cake? It's for us? Huh? Settle down. The chef wants you to know it's not a cake, but a tart of fruit. He does? Ma vuoi il cappello? C'hai i dettagli, ma che... May I introduce Little Chef?
Oh! It's you! At the Scrooge, you opened the bistro and tried our town. Aye. It all started a little while ago, when I was enjoying one of the best meals of my life. Bello come hanno introdotto sti piccoli personaggi della Disney, queste sono cose carine. As it turns out, he wanted to expand his culinary horizons. So, I thought, that's an opportunity. And I financed the whole operation. Klondike. O Klondike. Ooh, okay. I think he wants to cook some more for you. Fetch some ingredients. Especially anything unusual. That'll be fun. Kinda like a scavenger hunt. Ma l'orecchio di Pippo, dove cazzo stava? The mark of a truly great chef is creating masterpieces out of anything. You can start right here in town. We'll do anything to try more of Little Chef's food. No. Well, that tart sure did look scrumptiously delicious. Mo mi sentite di bestemmia pure, okay, prob. The ingredient hunt is on. Io già l'ho comprati un po' in anticipo perché mo ci mettiamo a fare delle rubine. Vabbè, il bistro del piccolo chef. Nel suo bistro il piccolo chef trasformerà gli ingredienti che hai raccolto in piatti deliziosi. Se consumi i piatti preparati da un piccolo chef, i tuoi parametri miglioreranno temporaneamente. Sono proprio buff che ci possiamo mangiare quando dobbiamo fare le fight, che a critica sono utili. Le ricette disponibili al bistro variano in base agli ingredienti che raccogli, quindi assicurati di esplorare a fondo tutti i mondi che visiti, così potrai preparare ricette nuove e potentissime. Essenzialmente sì, esatto, Monster Hunter. Dai Arlok, dai. Dai Arlok, su. Dai, quella T. Dai. Scrivi. Madonna. Monster Madonna. Eh? Ah, devo trovare gli ingredienti. La T, lo so, è brutto. Eccoli qua. Chef needs more ingredients. We better keep an eye out. Oddio, fa il jump all'indietro se lo lasci. Come cazzo ho fatto? Come l'ha fatto quel jump? Vabbè, non so. Guarda quanto è viva la città. Questa è una cosa che veramente adoro. Ho trovato una soiola. Sbaglio il pulsante. Just imagine the yummy stuff little chef will whip up with this. Let's see. Questo ce lo prendiamo subito. Ah, oddio, vero, dobbiamo fare pure sti minigiochi poi. Madonna. Tocca aspettare. Yes. Sta roba sono i giochini per telefono che poi avremo più avanti, lascia perdere. Non me ce fa pensare adesso perché me meglio che sparam. Dobbiamo raccogliere ingredienti. No, questo già l'abbiamo preso. No, scusa bambino. Shottato il bambino brutalmente. Ho capito, zio, sto cercando. Non mi fare così che ti spacco i denti. No, povero Sora, un po' troppo, un po' troppo. Eccolo qua, uno. Hai presente uno che non si gioca tutta la Kingdom Hearts saga? Come fa? A fare che cosa? Se tu non sei un tipo che se la vuole gioca tutta per me, tipo i minigiochi, il cibo e altri cazzi, te li salti, non sono... Ah, non te le fai. Non sono obbligatori, io perché voglio giocarlo al 100% questo, per questo le faremo. Eppure per mostrarvi i Keyblade finali,
che servono. Ma perché fa sta così? Hey, guys! Se lo gioca un po' più sciallino. Hainer, Olette. Cazzo vuoi? No, scusa, no, troppo. Hey boss, done with the posters. Hey, good work, kids. You guys work for Uncle Scrooge or the Goblin? Do we? He gave us a short job putting up these special posters. Come quelli che abbiamo fatto in Kingdom Hearts 2. Mr. McDuck's hosting an open air film festival in the courtyard. Cool, huh? Oh, Sora. Hold your phone up to the poster. Okay. Non lo fare. Non lo fare. There, you've just downloaded a promo game for the film. You can try it later. È appena iniziata la fine. Of course, laddie. Ma però l'avremmo. Ma infatti, peccato. Perché mi sa che quello non è Disney, è DreamWorks. Lo sarebbe bello, sì. Uncle Scrooge. Gore, she sure is canny. I always wondered how he keeps customers coming into his businesses over and over. Oh yeah, I'm no business guy, but I sure wouldn't want to be one of Uncle Scrooge's competitors. Seriously. Oh, right. I need to warn you guys. Ci sono due. Why? Perdonatemi. Ci sono due persone di colore altissime e gnocchissime che rischiano di farvi il culo a strisce. Well, those creepy crawly things might. Ah, ok, ho sbagliato persona. So stay on your toes. Sure. But don't we have you guys to take care of them for us? Sì, ho capito, non è che sto tutto il tempo qua a grattarmi i coglioni. Sì. Mm-hmm. Sono tecnicamente sono, vabbè, è vero, forse sono abbronzati più che altro, non so come effettivamente. Just do me a favor. È una cosa che mi manca. Don't make it too tough. I know how Roxas feels to be lost. But Donald and Goofy, Kyrie, brought me back by wishing with all their hearts. Non è proprio così. Diciamo che se sono fatti più un culo grosso come una capanna. You would do the same and wish for Roxas. What? That's it? That's no favor. We'll all wish. Ma già non sapevo, avevo detto chi è, non mai di ma porca. Nel dubbio, sì. Metteci il cuore. Mi fate parlare con quel papero di merda. Come non li notate, io devo capirlo. Madonna che fregni. Madonna che fregni. Tu no. Tu no per niente. Aren't you making it a little too obvious? We were instructed to guide him. Yes. Just look at them. They wouldn't get far if we did not spell it out. Vero? Huh. Fair enough. But let's not forget how many times Sora still managed to rain on our parade. If he wavers from the path we lay, we destroy him. But in that case, we'll have to find ourselves another vessel. That is why we never have just one iron in the fire. Queste cose sono belle perché ti fanno anche un attimo. Cioè, queste. Io sono sempre un po' contro queste robe perché non mi devi far vedere robe che io non dovrei sapere. Però almeno ti fa capire come ragionano. Che dopo. Ah, è qua, è questa la. Le balestre doppie. Belle. Balestre. Parliamone. Queste balestre un po'. Vabbè. Macchine d'assalto. Anche perché è una balestra e un bazooka. Però we brought some ingredients. Buonanotte, Alok, ti stai per perdere il minigioco del topo. Oh, Dio Cristo, dovremmo farli veramente. Buonanotte comunque. Oddio Cristo. No, Gesù male. He hasn't started? Sì, ti sta aspettando a te. Indovina come cucina, stronzo. Buonanotte, Arlok. Buona sopravvivenza per domani. E chi cucina, stronzo?
Allora, cosa cuciniamo? La zuppa. Per affettare e passare a quello successivo. Non è che è il primo che non... Questo mi sa che con la tastiera te li mangi, però. Questi te li mangi con la tastiera. No, no, no. Dobbiamo farli tra l'altro perfetti, perché altrimenti non li possiamo fare. Proviamo con la tastiera, scusa. Per fare pressioni con delicatezza, col mouse? No. Allora, piano, eh. Ok. Questi sono semplici, ecco. Io mi ricordo che c'erano quelli, gli ultimi, che io stavo lì tipo Madonna, con l'acido negli occhi. Che cazzo sto... Che? Questo è uno di quelli più odiosi, raga. Questo è proprio quello degli... È uno degli più odiosi che ci siano. Oh, no. Sorry. Perché voi non avete idea del tempismo di quella roba. Bellino. Topolino di merda. No, no, povero topo. Questi li faremo tutti. Vabbè. Così si fa. Allora, Bistro ha una stella extra, quindi mi pare che possiamo cucinare. Ma Bistro's future is looking bright. The new recipes are a smash. Those ingredients of yours must really have got little chef's gears a turning. Soon we'll be chasing customers away. Keep up the good work. The good work. Bellino. We try, right, little chef? Madonna, ma sei ingrassato il piccolo chef. Body shaming. Così, eh? No, scherzo. Ora, ora, ora. Ok. Ok. Facciamo pure questa. L'altro non mi... forse sono gli degli altri posti. Nice. Nyeh. All right. Oh, porca. Dai, su. Ok. Bella, tra l'altro le immagini bellissime. Direttamente da Final Fantasy 15 hanno preso queste... Ah, non posso fare un cacco? Oh, usciamo dal bistro allora. Come vorrei che tutti potessero assaggiare la la tarte alla vatte la pesca del piccolo chef. Le gambe sto per busco piccolo chef dessert torta, che bontà. Questi sono gli hashtag di un boomer, ma Sora più o meno quello è. Quindi tanto c'è la luce dinamica, da dove viene? Ah, da sopra. Ok. E che dire, ragazzi, completismo. Vado semplicemente... Tanto non dobbiamo per forza venire qua per andare dal bistro, basta, possiamo fare anche visita così. Vado un attimo al bagno e torno subito.
searching all along, confessing while I know. What else should I be? Please don't take off my mask, revealing dark. Ho sbagliato, non era questo. Piscetta tattica fatta. Hai scattato un baby. Oh no! Beviamo tu. Hai preso anche la... Il Corgi Shock. Alla tua comunque. Alla tua. Continuiamo. Allora andiamo a fare prima di tutto completismo da Ercole. Tanto mi sa ci sarà un'altra cutscene come minimo. I'm sorry I left without saying goodbye. Did Master Yensid tell you? I'm training to become a Keyblade wielder like you. That's right. No more waiting for you to come back from your adventures. Sì, sì. I want to get out there and do my part to help. Ma va. Stato bellissima sta cazzo. Magic to bring us to a place where time doesn't matter. We can take as long as we need to complete our training. La stanza dello spirito del tempo, praticamente. Anche se questo luogo vorrei visitarlo, chissà se nei prossimi giochi. He's really sorry for all the trouble he caused. I told him it's fine, but he won't stop apologizing. I'll admit I was a little scared of him at first, but I've gotten to know him better. All he ever wanted was to help his friend. Honestly, it's hard not to like him. Every now and then, I catch him staring at me. When I ask what's wrong, he says, I'm not sure. I think I'm forgetting something. Don't know what. Sora, I think it may have something to do with you. Your journey is all about. Buonasera Luciano, come stai? Bello, benvenuto in live. Stasera siamo un po' silenziosi. And some like Lee that you have. Ah, una bella. Stiamo per il discorso di stare incoglionita. But I hope you'll remain the happy and cheerful Sora I know. Più o meno. There's no heart your smile can't reach. Tutto a posto. Adesso sono ufficialmente quasi in semivagante. Madonna, che fregno quello lui. Nothing. Sorry. Lee. What? I am. E niente di che, tutto a posto. Poi sono in una semi-vacanza, quindi non lavoro tra virgolettoni più, lavoro di meno. Però rimane lo studio, quindi. Yep. To Sora? Technically yes, but I won't send it. Perché? It's not for me. Va bene, Kairi. He'll deliver it for you. Yeah, but it's okay. I just like talking to Sora. Even if it's mi piace parlare con Sora senza mandare in lettere, quindi parla da sola. Okay. Però va bene. Lia, non dirgli ok. È matta. Oh. Here. Ce l'avevi nascosti nel buco del culo. Scusa. Ma almeno fossero stati con la carta. Non me la ricordavo, sta ice cosa. Cream? Really? Yeah, I asked Merlin to pick these up. You know, we did both summon Keyblades. Gotta celebrate. You're sweet, Lee. No. Io sto uscendo al mondo della cripto, ora sto investendo nei like. Io peccato non ne so veramente niente, quindi... What? Boh. No, nothing, I just...
You're trying to remember what you forgot? Non, purtroppo no, non so proprio assolutamente niente su quel mondo. So tomorrow, you and me in the ring. You ready? Minchia. Of course. Don't hold back, Lee. Promise? Gli ricorda Shion. Beh, allora se... Huh? Are you okay? Lee! Yeah, sorry. You're crying. What's wrong? Ecco, adesso continuo a luciare giusto per non rovinare la cutscene. Madonna, è altissimo. Sorry. Ma dove vai che state rinchiusi qua? Stop apologizing. Fine. On one condition. What? Tu stai zitta. Call me Axel from now on. Perché? Got it. Memorized? Ma ricordavo sta cosa. Perché se vuole far chiamare Axel? Okay, Axel. Ecco, già sapeva di culo il gelato, adesso l'ha buttato pure per terra. Vai, abbiamo tutti i sali minerali che ci stanno nel mondo. Tutto ci abbiamo. Qualsiasi cosa possa esistere c'è su quel gelato. E che stavo dicendo? Che non so assolutamente niente, anzi mi hanno fatto diventare un po' scettico sulla cosa, perché ci stanno tantissime persone che si reputano guru e metà delle volte poi le spaccano lì sul posto perché effettivamente non sanno niente, quindi non saprei come prendere la cosa. Sempre stato interessato, ma mai approfondito. Cosa? So this is the place. Ah, è vero che è qua che Aqua è andata Aqua nell'oscurità. Into the realm of darkness after she dove in to save Terra. Yeah. She said he was acting strange. Strange how exactly? She sensed darkness in him. And they ended up getting into a big fight. Right. And in the aftermath, the two of them disappeared. Around the same time, the guards found a stranger with white hair lying unconscious here in the square. Prendi su 4 euro al giorno. Xehanort. Dovrei... I like, in realtà, è la primissima volta che li sento, quindi non saprei. Stole his research. And along with his fellow apprentices, separated his heart from his body. Xehanort's heart took his master's name, Ansem, and traveled to the past to give his younger self instructions. He even briefly had control of you. Fa mega spiegone. His empty body stayed in the present, took the name Xemnas, and founded Organization 13. Their goal was to prepare 13 vessels for Xehanort's heart. Until we put an end to the organization. Sì, beh, immagino che sia una cosa più ci investi, più puoi, tra virgolettoni, guadagnarci sopra, effettivamente. 13 vessels of his own. Hearts with strong enough ties to him to begin a new organization. The real Organization 13. And now they're looking for a fight with us. But what happened to Terra? Certo, per recuperare 300 euro ci vuole un po', però dopo quel tot effettivamente sì, è solo guadagnato. Yep, she did. The problem is we didn't notice. You remember the end of the Mark of Mastery exam when Master Xehanort made his grand return? That's the Xehanort I remember. He was already a pretty old man then. But how do you explain Ansem and Xemnas, his heartless and his nobody? Isn't it strange how young they look? Why aren't they old men? It's because Xehanort was using a different body when the split happened. Come vi ho detto più volte, abbiamo anche teorizzato. That face from the portrait I mentioned? It wasn't just some stranger that Ansem the Wise took under his wing. It was the young man whose body Master Xehanort possessed. Terra. No way! That was Terra? Master Xehanort was using Terra? Tecnicamente. Yep. Master Xehanort told us another on our list belonged to him.
He was talking about Terra. Turns out, Aqua saved more than just her friend that day. Okay. But Master Xehanort is an old man again now. Where did Terra's body go? It's because Master Xehanort's collecting vessels! He claimed to have two of our meno male ci stanno sui due, che sennò la gente. But Terra must still be on Xehanort's side. He's with Organization 13? We should warn Sora. Yep! And Merlin too! Yeah. Se investi 100 guadagni il primo mese 20 perché recuperi le spese. Sì, perché non so quanto sarebbe il calcolo, sinceramente, perché sarebbero 80 per 5 sono 400 centesimi, sono 4 euro al mese, a 4 euro al giorno per ipotetico 30 giorni, sono 30 per 4, sono 120, sì. Quindi il primo guadagni 20, sì. Certo, toccherebbe vedere, come al solito, perché da quel che so, tipo, le criptovalute non sono una roba che... Mo' non so questa che stai a fare tu, però... Tipo i bitcoin o altre robe, non sono robe che tu effettivamente puoi... Cioè, non è così facile scambiarle per dei soldi. Tipo i bitcoin, c'è sta gente che continua a minarli e deve... Sì, c'hanno un valore dei soldi, però devi trovare quello che te se lo compra per quel valore o che te ce lo scambia per... Quindi... Poi se mi informerò su sta cosa dei like. Si è sbloccato il bistrò. Vabbè, possiamo fare i cosi. Vabbè, ci abbiamo il mondo di Monster & Co. E il mondo di... Che era Punzel? Mi ricordo. Però noi ce ne andiamo da... ce ne andiamo qua. Fammi bere un po' che sono esplodo. Buonanotte Luciano, grazie mille per essere passato, bello, dormi bene. Ancora non hanno ricostruito? Comunque c'erano anche da fare, come vi ho detto. Nell'officina ci sono le fotomissioni, quindi bisogna fare foto. Mi serve una presina per quella testa calda. Vuole sicuramente una foto di un pironucleo, un idronucleo, un capopuff. Che cos'è un capopuff? Una statua di Ercole. Andiamo a fare la foto della statua di Ercole, così non rompe più i coglioni e via. Eccola qua. E adesso facciamo un po' di completismo. L'ultima mezz'ora ci completi. Facciamo allora il portafortuna dell'Olimpo. Ci mancano tutti. Sono 3, 6, 9, 12. So tanti. E non credo neanche di ricordarmeli dove cazzo sono tutti. Manco per niente. Allora mi sa che uno era sicuramente qua. Fortuna ci sono i nostri compagnucci che quando lo vedono fanno: oh, guarda, c'è sta il simbolo, porco. Eccolo qua, uno. Nice, citazione a Giorgio. Cos'era quel rumore? Che infarto tattico ho appena preso. Quindi, uno, ne mancano 11. Di là ce n'era uno, me lo ricordo. Posso passarci qua? No. Mi ha letteralmente sputato in faccia. Scusa, ma loro salgono, io no. Around here.
Questo voglio farlo ogni volta alla fine della live, un po' di backtracking, giusto per non fare che poi gli ultimi, magari le ultime battute, che sono anche quelle più pregne di trama, dobbiamo andarci a bloccare il mood o il flow. Non mi ricordo se stavano qua. Tra l'altro ogni mondo c'ha i suoi ingredienti, ovviamente tipo in quello dei Pirati dei Caraibi, piccolo spoiler, c'è sta una quantità di pesce indescrivibile, ovviamente. Minchia quanto gilento. Che prurito, madonna. Di là mi sa che uno c'era. Piano piano me li sto anche ricordando. Qua sicuramente uno ci sarà, dai. Dai, dai. No. Ci avrei scommesso. Qui da qualche parte. Madonna Pippo, che infarto mi hai fatto prendere. Ma sei scemo. I bet we'll find some ingredients around here. Qua niente. Vabbè che quanti possono averne messi a Tebbe, effettivamente, poi ce ne stanno un altro paio. Cioè almeno che, che io mi ricordo, eh. Ah, ero così, vi faccio vedere anche le dual. Non volevo evocare questa, ma ok. E niente, niente, è finita prima che potessi fare qualsiasi cosa. E qua sopra ci sta. Quanto pare no. Fammi spegnere. Se mi prendo un torcicollo inaudito. Qua non c'è. Sicuro. Bella comunque la mobilità. Veramente bella, bella, bella. Perché giustamente se crei mondi così tanto più grandi devi anche aumentare per forza di cosa? La mobilità. Perché altrimenti per esplorarli ci metti 4 anni e non è propriamente il top. Ah, è vero, questi dobbiamo fargli una foto. Minchia, vanno così poco male adesso. Nonostante siamo a critica. Ma si vedono i poligoni del ciccio panzo, ma scusa. Com'era? L'autocolpo, così era?
Bellissimo. Bello, bello, bello. No, era di qua, mi pare. Qua sopra non c'era, vero? I sette budinifici che erano magnifici. Oh, era qualcosa tipo magnifici budini, tipo una roba del genere. Il nome loro di questi qua dovrebbero essere sette. Ok, qua dovrebbero essere finiti. Non mi ricordo assolutamente gli altri. Me ne ricordo 3 o 4 extra. Ma dopo di quello, boh. Andiamo avanti così, vai. Bello vedere la mappa dall'alto. E tutta questa roba comunque senza mezzo caricamento, eh. Vai che è il potere veramente della Real Engine, eh. Però... Let's see. Faccio tipo radar perché non mi ricordo. Non sembrano esserci. I bet we'll find some ingredients around here. Grazie Pippo, che mi dai sempre le info giuste. Funghi, che schifo i funghi. I funghi fanno bene, ragazzi, sono pieni di proteine. Pochi grassi, tante proteine. Questo l'avevamo già preso? Sì. Qua dentro mi ricordo che uno ci fosse. Ma anche perché non me lo hai messo qua dentro il coso di Topolino che praticamente ha imbrattato tutti i mondi. Sì, Ercole, però tu devi smettere di far vedere le tue grazie ogni volta che abbasso la camera, perché... Ancora. Mannaggia. Minchia, me lo ricordavo qua. Anche perché c'ha senso, altrimenti sto posto è diventato inutile a parte che per l'endgame. Mi sa di sì. Ercole. Toh, beccate sta foto. Sta paparazzata così. Così cattiva senza chiedere permesso. La vendo su eBay. Ma c'è sta... Hai capito perché sarà un inferno trovarli tutti? Poi insomma manco 100 sono dei più sicuri. Oddio, non comincio a porre tutora con gli ingredienti, te prego. Mi è bastato... Papà, come si chiama? Pippo ogni tanto. Ma se ci stanno gli ingredienti qui? Quando la mamma? Non c'è mai che ci perdiamo qualche funghetto. Da lì a cercarli. Ui. No, qua abbiamo credo finito totalmente.
sicuramente qualcuno me lo sarò perso e dovrò tornare, ma dettagli. Ecco, qua me ne ricordo soltanto due o tre, forse, credo. Ok, che fluido il naso. Bella per voi. Tanto questi danno tipo un culo di XP perché sono quelli tra virgolette nel tutorial. Quindi ripperoni. Credo. Anche qua in giro, ma mi pare che qua non ci stavano. Sarebbe tutta l'erba alla bruciata. Bellino. Allora andiamo prima di qua. Ah, è vero, qua pure ce n'era un altro. Eccolo qua. Controlliamo prima di qua, che non mi ricordo se ce n'era un altro. No, beh, mi pare di no. Soldier fanno male. Da lì c'è quello. Si vedrà da qua. Eccolo là. Mo torniamo un attimo indietro. Che sto cercando di ricordarmeli tutti, ho il cervello che sta in fumo. Belle però tutte ste mosse uniche. Che non ci fa caso, ma sono veramente tanto differenziati i Kib tutte queste cose. Sono stati proprio proprio bravi in questo. Adesso possiamo... Ti prego attacca, ragazzi. Vabbè. Controlleremo dopo. Ah, non so... là ce n'è uno. E allora mi ricordavo bene. E là. Che è successo? The Keyblade Master 01, grazie mille per il follow e benvenuto in live. Grazie mille, grazie mille.
Stasera siamo un po' mortini, manca un po' di gente che non si vuole spoilerare Kingdom Hearts 3. Però ce l'abbiamo, dai. Stiamo facendo un po' di completismo nella prima zona. Ah, è vero che non c'è lo scatto più veloce, ok. No, no, non so ora. Non è che mi sono dimenticato qualche emblema qua. No. Giusto così. Però in questa zona, a parte più in alto, dovremmo averli presi tutti gli emblemi. Forse qua dentro ce n'era uno, non mi ricordo. Buongiorno a tutti. Facciamo un giretto così, ma non... Ecco, fate cheese. Fortuna Crepuscopo lì è leggermente... Me coglioni, Ercole. Crepuscopo lì è leggermente più facile da trovare roba. Ok. Il mega topolino gigante mi pare l'abbiamo preso prima. Qua dovrebbero essere finiti. Se ben ricordo. Forse ce n'era qualcuno su ste statue. No? Flashato malissimo, flashato. Perché mi ricordo che c'era qualcosa su una delle stesse... Se sta a fa tardi pure per me. Sì, sì, buongiorno. Tanto a quanto pare non fate così... Quello... Aio, madonna! Va bene. Così pochi? Ah no, ho finito la carica. Completamente dimenticato. Ok. Visto che non mi va di stare a controllare ogni posticino, c'è qualche segno. No, Ercole, te metto in posa, già l'ho fatta. La foto non rompe. Hai avuto il tuo momento di gloria. Basta. Via via. Di qua. Forse su quella era. Effettivamente è abbastanza grande per quella. No, però c'è un liuto. Belli questi piccoli. Vediamo se riusciamo a prenderli tutti, alla prima botta, senza dover ricorrere alle guide o altri cazzi. Anche se sono molto fiducioso, lo ammetto. Ho un po' paura perché ce ne stanno un paio effettivamente che sono nascosti proprio cattivi, Oh, magari non qua in Ercole, più avanti. Però. Tipo qua ce n'è nascosto uno, un pelo più avanti. Non mi ricordo qui, ma credo di no. Sto credo potrebbe fregarmi brutalmente. Sì, sì, sì. Quello lì. Sotto ce n'erano alcuni. Questi non li sto neanche ad uccidere, giusto perché danno tipo 3 di XP, quindi non vale neanche la pena perdere il tempo qua. Infatti è un peccato, che diano veramente così poco. Sì, sì, buongiorno. Arrivederci.
Posso guardare sotto? No, peccato. Si va sempre più su. Allora, qua mi pare uno ci fosse. I am pretty sure. Let's see. Forse nell'altra via? No. Oh, sperando che i miei compagni, se lo vedono, mi fanno: Sora, guarda, un emblema! Perché ce l'hanno sta cosa. Io spero non siano così stronzi da non avermi avvertito. Il cibo per il nostro... Ah, oddio, questo è quel punto in cui mi dà sempre quel problema. Appena arriviamo devo salvare. Speriamo che a sto giro non moda. Te prego. Te supplico. Qua mi dà... La versione PC mi ha sempre dato un problema. Che mi apriva una schermata dell'Epic Launcher. E mi bloccava tutto. Corri! Eccolo. Allora, aspettate. Praticamente lì c'è la zona del... come si dice? Dio, non mi viene. C'è la zona che ti fa la linea, la hitbox che ti fa andare nella zona successiva. A me mi apre una schermata dell'Epic Launcher. Non posso passare... L'altra volta mi ci ha fatto passare comunque, a sto giro no. Ma non ho capito perché, sinceramente. Non so se è un problema che è venuto con la nuova patch. No, anzi, so che qua dietro ci dovrebbe esserne uno da qualche parte. Forse più a sopra, però torniamo all'inizio, così facciamo tutto step by step. Bella musica. Torniamo qui e facciamo piano. Allora, innanzitutto, quanti ce ne mancano? Tipo 5? Dico così? 5 veramente. Allora, 1 e 2 di so dove cazzo sono. Forse pure 3. Gli altri 2 non me li ricordo. Cioè, potrei ricordarmi se ci passo vicino. Che il cervello mi flasha, tipo stanno lì zio. Ma non assicuro niente. Spero sempre che i miei compagni mi avvertano, ma sono alquanto dubbioso a riguardo. Dai che ci mancano. Dai che ce la facciamo prima della fine della live. Non lo so. Anzi no, me ne ricordo sì, tre o quattro, anzi forse. Un altro mi ha flashato nel cervello, ma sono confuso. Tipo io mi ricordavo che uno fosse qua. Eccolo qua, infatti. Ok. Ne ho appena ricordato un altro. Dai. Bello sto piccolo scambio. Sora Garmo. Stai garmissimo. Let's see.
uno qua. Dai, 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 che ce la facciamo, dai, che ce la facciamo. Ok, no, non andare avanti qua che ci minano fortissimo. Uno era anche qua, vero? Eccolo là dietro. Puttanaglio. Ok. Dai, dai, che siamo vicini. Ok, ce l'abbiamo tutti. Ce l'abbiamo tutti in realtà. Teoria. Pratica non lo so. Ah, cazzo, mi ha preso. Per andare più veloce mi sono fatto prendere uno di questi stronzetti. Ok, pensavo fosse morto il controller per un attimo. Non so se questo lo prenderò perché non è... Ah, non li prendo anche a distanza. Dai, so... Perché siamo ancora in fight? Dai, so che l'avete visto. Guardate, guardate, lo so. Sono bellissimi questi. Topolino ha... Si è messo qui a fare una nuvola, praticamente. Pur di vandalizzare. Si è messo a edificare all'Olimpo. Ce ne manca uno. Che cazzo ha Dov'è? Eccolo. Ce ne manca uno, che dovrebbe essere quello sopra lì. If I remember... in modo giusto. Questi bisogna stare attenti perché questi ci menano. Tanaio de Fire, sì. Belle queste trasformazioni. Prendiamo i drop. Minchia, c'ho la simila che è uno schifo. Vabbè che siamo a inizio gioco ancora, eh. Perché sì, ragazzi, siamo ancora inizio gioco. Kingdom Hearts 3 non è che è lunghetto, però non è neanche corto. Poi soprattutto se ce lo stiamo giocando al 100%, durerà il suo. Ma l'hai già detto. Meno che non era lì, visto che non si sa mai ci torno. Quanto pare no. Io mi ricordo fosse qui. Sarà qui.
Let's see. Non so perché me lo ricordo. Mi ricordo che fosse qua. Ma tanto con il topolino puoi prenderlo da qua lontano. Mi ricordo tremendamente tanto fosse qua. Vabbè. Mai sei andato. Vabbè, Sora. Che sia per terra. Se no lo cerco on, lo dico. Non lo puoi prendere da qua. Allora aspettate, lo cerco un attimo. Questo l'abbiamo preso, L'abbiamo preso. No, questo è... Scusa, allora qua l'ho missato. Minchia, ne ho missato uno così grosso. C'ho la cataratta. Come cazzo ho fatto? Dovrebbe essere di qua. Questo è il modo per andare più veloce. Minchia, ma c'ho la cataratta. Porca puttana. Forse perché volevo farvi vedere il keyblade e non ci ho fatto caso. Piuttosto che fare quella mossa di merda, Ercole guarda lì meno a mano. Questo? Porca puttana. Come cazzo ho fatto a non vederlo? Eccolo qua. Poi la prossima volta facciamo pure Crepuscopoli. E via. Torniamocene giù. Vabbè che a sto punto... No, vabbè, torniamocene giù da di qua. Tanto non c'è un modo tipo... No. E che dire, ragazzuoli? Oggi ci siamo fatti Crepuscopoli. Siamo ancora... molto early on. Siamo ancora molto all'inizio